Bratislavia! Ma che Bratislavia? Poti, è che Polonia. Stiamo andando a Varsavia. Siamo in Polonia e stiamo andando a Varsavia. Varsavia, c'è scritto Varsavia. Siamo scesi dalla nave e abbiamo subito fatto il pieno di benzina e GPL. Innanzitutto l'emozione di trovare il GPL nelle pompe di benzina normali e non che te le devi andare a cercare in posti scogniti che tu dici ma come gli è venuto di metterla qua questa cosa? Non devi neanche usare l'app per cercarla, cioè devi semplicemente uscire e hanno il GPL, meraviglioso. A 67 centesimi e la benzina a 1,47 euro. Con 61 euro abbiamo fatto... C'è anche qui l'attraversamento Alci e Cerpi, che cosa carina. Un po' di tutto. Comunque con 61 euro abbiamo fatto pieno di GPL e benzina. No, metà sì, tanga. Però la benzina era a metà tanga, sì. Comunque alla grande, ottimo. Va bene, ci vediamo a Varsavia o prima se c'è qualcosa di interessante da farvi vedere. Siamo appena arrivati a Varsavia e abbiamo preso una camera in un ostello invece del campeggio, perché il campeggio costava tipo intorno ai 30 euro, mentre questa camera è venuta 22 euro. È un ostello, ma comunque la camera è privata tutta per noi, però c'è il bagno in comune, che è niente di nuovo rispetto al campeggio. Adesso, anche se sono già le 7 di sera, stiamo uscendo, ci andiamo a fare un giro in centro e poi la visita continua domani. Ma dove mi hai portato, Ale? In un posto molto losco. Cosa sono quei tubi? E quel pavimento che sembra di Shining? Effettivamente dà l'impressione di un posto losco. Allora, siamo nel quartiere ebraico di Varsavia. Non c'è molto da vedere, soltanto un pezzo di muro sopravvissuto. Praticamente qui prima ci viveva una comunità di 400.000 ebrei, che poi ovviamente durante la seconda guerra mondiale sappiamo tutti com'è andata, e questo quartiere è stato distrutto dai nazisti ed è sopravvissuto soltanto un pezzo di muro che circondava il vecchio ghetto ebraico che stiamo andando a guardare. Questo qui è un pezzo del muro che era stato costruito tra il 1940 e il 1942 proprio per separare il ghetto ebraico. Questo qui è pure un punto particolare, perché in questo punto qui c'era un ponte che serviva per accedere all'interno del muro che andava a chiudere il ghetto ebraico. Non è rimasto molto. Soltanto quei due pilastri. Questi due pilastri di qua. Qui dentro si possono vedere le immagini di com'era prima. Niente, molto... tocca molto stare qua, devo dire. Questo era il ponte per passare da un lato all'altro del muro, praticamente. Questa qui alle mie spalle è una delle case più piccole al mondo, una delle più strette, proprio questa scatoletta qui di metallo. Infatti è fatta tutta interamente di metallo e plastica. Si chiama la Keret House ed è stata fatta da un architetto di cui non ricordo il nome, ma ve lo metto qui. Commissionata dallo scrittore Keret, che aveva perso dei familiari qui nel ghetto e quindi voleva qualcosa, un posto dove poter stare nel ghetto ebraico di Varsavia. E si è fatta fare questa. L'architetto era stato ispirato dal fatto che c'era questo spazio libero tra questi due palazzi e all'interno c'è un salotto, una cucina e un bagno. Alla faccia! Cittadini più antichi del mondo, infatti è stato costruito nel 1727 e siamo ai giardini sassoni. Comunque, detto ciò, io da 3 ore che faccio spiegoni ma non sono stata presentata. Krakow Alice Pirlo dal Giocciola. Ma la trasmissione è sempre per l'Italia, non è che cambia in base alla città. Vabbè, dai. Ti insegno un trucco, prima non si poteva cambiare l'orario, ma ti faccio vedere come si fa adesso. Le 2, l'1, le 12, le 11, le 10, che orario vuoi? Ce ne andiamo, giusto? Ce ne siamo andati.
Visto che ormai fa buio, che dici di andare a fare un po' di vita notturna? Notturna? Andiamo a cenare. Ma quando compriamo un vestito di Versace? Tu sai che siamo a Varsavia, giusto? Sì, infatti. Di Versace, Varavia. Differenza di prezzo tra Varsavia e Bruxelles. A Bruxelles il parcheggio 13 minuti, 2 euro. Qui 15 minuti, 20 centesimi. Molto carino qui. Siamo al ristorante, stiamo facendo la nostra primavera cena fuori. Ora ordineremo un po' di cosine e ve le facciamo vedere. Allora, sono arrivate le prime cose. Intanto la birra, poi questi qua, credo si chiamino pierogi, che sono praticamente dei dumpling con vari ingredienti dentro. E poi questa zuppa, perché qui in Polonia zuppa a mai finire, sempre servite con uovo e salsiccia e pane. Assaggio questo. C'è un ingrediente che mi stona, ma comunque ok, aspra proprio. Probabilmente la salsiccia più buona che abbiamo mangiato fino adesso in questo viaggio. Cos'è? Perché è successo? Che è successo? Saluto. Ehi, parla! Mi manca l'aria. Non è solo piccante, quella roba bianca sopra non va mangiata, secondo me. È detersivo piccante. Ecco, adesso pensate che io ne ho mangiata molta più di lui in un unico boccone senza aspettarmelo. Mi è mancata proprio l'aria. Sono arrivate altre due cose. Queste crocchette e quelle patate. Uno spettacolo. Mi servono cose buone in questo momento. Buono. Buono. Abbiamo già pagato, perché stanno chiudendo. Abbiamo pagato 165,58 polislotti. Abbiamo pagato in totale 37 euro per tutta questa cena. Ottimo prezzo per quanto mi riguarda. Io sono soddisfatto, sazio come un uovo. Mi ha traumatizzato quella cosa, non sto scherzando, non riesco più a mangiare niente. Abbiamo chiesto a una cameriera che cosa fosse quella salsa che Alessia l'ha fatta sentire male. L'ha chiamata horseradish, onestamente la conoscevo già. In italiano si chiama barbaforte. Non mangiatela. La cena è finita, ci stiamo avviando verso la macchina. Andiamo e andarci a riposare. Andiamo in vomito. E fammi parlare, basta, abbiamo capito. Stai male, sei disgustato, ok. Lascia stare i vivi. Ma c'è una cosa che mi ha stupito più di tutto. Il buio. C'è il buio, è notte. È ufficialmente notte. E c'è buio dopo 3 settimane che non vedevamo questo buio. Bugia. 2 e mezzo? Bugia. Sulla nave non conta. Sulla nave c'era stato pure buio, però non conta molto perché esatto. C'era tutta la luce, eravamo dentro. Esatto, quindi proprio ora siamo eravamo poi in mezzo al mare, non conta. Buongiorno, secondo giorno qui a Varsavia. Stiamo intanto facendo un giro in macchina nel quartiere Praga, esattamente come la capitale della Repubblica Ceca. Questo quartiere si chiama così perché viene dalla parola Prasi. Un attimo, l'avevo scritto. Prasik. La professionalità è proprio la nostra caratteristica primaria. Sì, polacco, termine polacco, che significa bruciare, perché per costruire questo quartiere hanno bruciato un'intera foresta. Assassini! Pare giusto. Comunque. Oggi siamo a maniche corte e pantaloncini. Ci sono 29 gradi. Questo quartiere dovrebbe essere un quartiere artistico,
Tra l'altro questo quartiere poi è diventato famoso, prima non era un quartiere diciamo consigliato da vedere, è diventato famoso perché qui è stato ambientato il film Il Pianista. E poi raggiungiamo il centro di Varsavia, anche perché oggi dobbiamo arrivare pure a Cracovia. Cracovia! Stiamo facendo colazione con due cosi. Questo coso qui, pieno di gelato freddo, ce l'ha tradotto. Io no, penso gelato caldo. Gelato non freddo, okay. Esatto. E penso intendesse panna. Okay. Solo che non sapeva dirlo in inglese. Uh-huh. Vabbè, assaggiamo. Non è panna, è tipo crema chantilly. Questo coso qui che è pesantissimo. Ma pesante pesante. Dovrebbe essere ripieno di zucchero e panna. Ok. Buono, però pesante. Non solo di peso, ma anche il sapore. Siamo tornati al centro storico, dove eravamo ieri sera, dove è avvenuta quella cena orribilante, almeno per quanto vi riguarda. Ecco, la luce del sole ovviamente è tutta un'altra cosa. Allora, questa qui è la piazza del castello, detta, cioè si chiama in polacco Piazza Zankowy. Questa alle mie spalle è la colonna Sigismondo, fatta nel 1664 in onore di re Sigismondo III, che trasferì la capitale da Cracovia a Varsavia. Mamma mia, dimmi, ti prego, che non ci sono altre cose storiche da dire qua a Varsavia, perché sennò non la finiamo più di girarla. Ce ne sono altre? L'annuncio adesso e non l'annuncio più. Alessia Piera D'Angela, oggi qui a Varsavia ci spiegherà le storie del passato che non fregano a nessuno. Ti ho annunciato benissimo, ok? Una volta per tutte. Una volta per tutte, siamo tutti interessati a quello che hai da dire, la vecchia storia e cose varie, ok? Allora, ma scusate se non vi dico queste cose, cosa vi devo dire? Se non siete interessati, scrivetelo nei commenti che io mi risparmio la voce. Ah. Oh, c'è un orso. Don't touch the king squad! Ma si sente la guardia del re, non l'ho capito, andiamo! Allora, siamo nel palazzo reale adesso, che è stato totalmente distrutto dai nazisti e venne ricostruito tra il 1971 e finito nel 1984. Veloce, anzi. No, non tanto forse. 13 anni. Vabbè. Basilica Arcicattedrale di San Giovan Battista. Arci però, mi raccomando. Così c'è scritto, così vi dico. Arcipicchia. Arci Cattedri. Pochodzicie, mieszkacie, pracujecie, przyjmujecie Bogu Świętą zawsze, na leczącą do ust. Ancora non abbiamo capito perché ovunque vendono queste. In ogni caso siamo nella piazza del mercato, bellissima. Funziona davvero! Abbiamo un'altra statua della sirenetta alle nostre spalle, sorella guerrigliera di quella di Copenaghen. Praticamente la storia narra che questa sirenetta dava fastidio ai pescatori qui vicino, finché a un certo punto questi pescatori non l'hanno catturata e lei, in cambio della libertà, adesso fa la guardia alla città e infatti è pronta alla guerra. Questa città è molto carina, passeggiando così proprio. Non ho capito. Troppo simpatico. Non buono quanto simpatico, però simpatico. Impossibile viaggiare con lei. La trovi o nascosta che mangia qualcosa o che cerca i gelati, i negozi souvenir. Impossibile.
Zabienka! Zabienkanka! È tempo per quella comunque. Ok. Adesso stiamo andando a vedere il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia. È alto 232 o 72 metri, non ricordo, ma ve lo scriviamo qua. Ed è il palazzo più alto della Polonia. Ed è stato commissionato da Stalin come regalo dell'Unione Sovietica alla Polonia. A quanto pare non è molto amato dai polacchi, che infatti lo chiamano il mostro. Così si dice. Abbiamo lasciato Varsavia e abbiamo fatto lo stop supermercato. Ma guarda, in un supermercato in grosso. Questi qui noi li mangiavamo sempre in Inghilterra perché era pieno l'Inghilterra di negozietti polacchi e noi compravamo spesso in quei negozietti e c'erano questi. Però noi compravamo la versione mini, non ho mai visto questi grossi.